riflettete ed abbiate sempre innanzi all'occhio della mente la grande umiltà della Madre di Dio e nostra, la quale, a misura che in lei crescevano i doni celesti, sempre più si sprofondava nell'umiltà. Pace e bene a tutti. Oggi Padre Pio ci invita a elevare lo sguardo alla Beata Vergine Maria, Madre di Dio, che per noi è modello di preghiera e di risposta generosa a Dio. Maria si è resa disponibile a quello che Dio le ha chiesto. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Questa risposta che Maria ha data al Signore nel momento dell'Annunciazione, l'ha vissuta momento per momento, anche nelle circostanze più difficili, più ardue della sua vita, come è stato il momento del Calvario, della croce. Maria ha continuato a credere e a sperare. Padre Pio ce la presenta in questo pensiero come esempio di umiltà. Man mano che crescevano in lei, dice Padre Pio, i doni celesti, sempre più si sprofondava nell'umiltà. Ecco, il Signore ci concede tanti doni, tanti talenti, ognuno di noi potrebbe elencarne tanti, insieme ovviamente ai difetti, ai limiti, ai peccati che sono certamente più numerosi, ma questo ci deve portare a un atteggiamento di gratitudine nei confronti di Dio, mai ad insuperbirci o a sentirci migliori agli altri o a metterci in una posizione di superiorità per giudicare gli altri, ma come faceva la Madonna, ecco, a sprofondarsi nell'umiltà, cioè a riconoscere che ogni dono è opera di Dio, è dono di Dio gratuito, immeritevole, che quindi noi non possiamo vantarci se non dei nostri peccati, come diceva San Francesco. E tutti i doni e tutte le grazie, tutte le virtù che il Signore ci concede, riferirle sempre a Lui. Grandi cose ha fatto il Melo Onnipotente, dice la Madonna, e santo il suo nome. Maria riconosce la grandezza dei doni di Dio, ma ecco, riconosce anche che questi doni, ecco, sono frutto della bontà, della misericordia di Dio e non meriti suoi propri. Quindi Maria diventa per noi il modello della preghiera umile, ecco, che noi dobbiamo rivolgere al Signore nella consapevolezza di essere povere creature, di non meritare nulla, che tutto quello che riceviamo e che domandiamo è dono gratuito della misericordia e della bontà di Dio e non certamente merito, ecco, delle nostre opere o delle nostre virtù. L'umiltà di Maria ci stimoli, ecco, nell'umiltà verso Dio anzitutto, perché dobbiamo riconoscere sempre il nostro nulla dinanzi alla grandezza di Dio, ma anche, ecco, di umiltà nei confronti del prossimo. Come sarebbe bello, ecco, se noi avessimo questo atteggiamento nei confronti dei fratelli, delle persone che ci vivono accanto, se non ci fosse, ecco, quella superbia, quell'orgoglio, quella presunzione di essere migliore degli altri, di meritare di più, di voler dire l'ultima parola, di voler imporre le nostre idee agli altri, di considerare che tutto quello che noi pensiamo, facciamo, sia sempre migliore di quello che dicono, pensano o fanno gli altri. Ecco, sarebbe davvero, ecco, un atteggiamento giusto se noi ritenessimo, come dice San Paolo, gli altri migliori di noi stessi, e quindi vivessimo in un atteggiamento di umiltà, di rispetto, di ascolto, di accoglienza degli altri, sapendo che gli altri, ecco, sono un dono di Dio per noi. La Madonna ci accompagni in questo cammino di conversione e di crescita nell'umiltà verso il quale dobbiamo sempre attentamente camminare. Pace e bene a tutti.